cave di pietra che abbiamo visto prima, questa è la seconda fase, dove la gente spacca le pietre con le mani. Come vedete la signora, qui uomini e donne lavorano 365 giorni all'anno e tramite queste nastri di trasporto caricano dentro la ciminiera circa 40 tonnellate di pietre mescolate in fasce tra carbone e pietra, carbone e pietra, carbone e pietra, finché alla fine, bruciando il tutto, lo fanno diventare calce, calce viva. Queste sono le cave. Questa gente ha un'aspettativa di vita bassissima perché respirano tutto il giorno la calce. Queste sono le vecchie fornaci, perché adesso hanno i nastri. Una volta su ogni gradone c'erano delle persone che si passavano i cesti di pietra, però con gli anni praticamente impazzivano, perché il peso delle pietre sulla testa, perché portavano le ceste con la testa, li faceva impazzire e morivano molto molto giovani. Ogni anno c'era 50-60 persone che morivano su questa. Terza fase della lavorazione, dove la calce che abbiamo visto prima in blocchi viene passata tramite questi nastri dentro qua, che viene sciolta con acqua e agenti chimici, filtrata su quei macchinari e insacchettata direttamente. Quindi sappiate che quando usate calce, cemento o cose del genere, che a noi costano niente, c'è gente che per far questo crepa ancora, muore. E grazie a questo che stiamo... Aspettativa di vita 45-50 anni quando va bene. Questi respirano tutto il giorno cemento e calce. E grazie ai soldi che noi possiamo inviare con Intervita, almeno riusciamo a salvare i loro bambini, che non saranno più qua dentro a giocare, quindi a respirare calce e cemento, ma in delle scuole che noi abbiamo visitato, che vi faremo vedere, che sono stupende. Si possono radunare là e vivere tranquilli, mentre i loro genitori purtroppo, ahimè, ancora muoiono per queste cose. Ta-da!